Bene, 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 lo studio si riempie, che bello. Ore 14 come sempre nel pomeriggio di TMV Radio Maracanã, in studio Marco Piccari, ma ci sono soprattutto loro. Comincio da colui che ha coniato sto squalo, guarda che mi persegui, da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Sto squalo. Ladies and gentlemen, sto squalo qui ieri una dimostrazione di forza, di personalità, di tecnica, è stata una cosa. Ma dobbiamo, che vuoi dire? Non lo so. Pensare, possiamo immaginare che il Napoli può recitare un ruolo da protagonista, sì, anche se aspetta, poi ha ragione Spalletti che nelle partite, come ha detto anche Di Lorenzo, grande protagonista ieri sera, a fine partita, sì, in Europa basta un episodio come e no, poi cambiano le partite, però Napoli. Senti lo squalo che arriva. Si avvicina. C'è anche mister Cucciari. Ciao, Alessandro, Marco, buon pomeriggio. Un flash anche a te, proprio un primo pensiero, dai. Ma chapeau a Napoli, perché ieri ad un certo ti sei divertito pure tu a vedere, a parte che mi sono divertito tantissimo a vedere il Napoli giocare e vedere questa forza, questa serenità nelle giocate, nei singoli, e poi a un certo punto, proprio perché non c'era partita, mi sono divertito a cambiare per vedere anche un po' di Real Madrid, perché anche lì c'è stata una partita incredibile. Ci arriviamo, aspetta. Fammi salutare anche, mi fa tanto piacere, il direttorone Enrico Fedele. Ciao Enrico, ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Dai, un tuo pensiero, anche tuo, subito. Abbiamo visto che ho sentito prima in Pallomeni, poi Cucciari, anche un tuo pensiero d'apertura, dai. Il Napoli. Abbiamo perso, che succede? Aspetta, non lo sento più. Caduto subito. Bello della diretta, dai. Recuperiamolo immediatamente. 331-8200213 se vi volete prenotare, come sempre, lasciandoci il nome. Se volete poi intervenire, vi ricontatteremo noi al 331-8200213. Qualcuno ci scrive: secondo me, per consacrarsi campione, Osimhen deve fare bene in Premier, perché ormai la Serie A non certifica un campione, dice un nostro amico. Aspetta, torniamo subito su questa questione, ma c'è Enrico Fedele, c'è Enrico di nuovo. Ciao Enrico, era caduta la linea, via. Sì, era caduta la linea. Dicevo, il Napoli nei primi 22 minuti e 30 secondi, che le ho cronometrato, ricordati, le avevo scritti, è stato un Napoli un po' timoroso, un po' contratto, perché hanno fatto la gabbia intorno a due giocatori, uno era la Bottega che non riusciva a gestire la palla, l'altro era Quarnaschella. Quindi poi dopo si è sciolto un poco l'asse di destra, che era sguarnito, con Di Lorenzo e con Lozano, e poi dopo non c'è stata partita, 10 contro 11. Il Napoli, primi 20 minuti non mi è piaciuto, dopo sì, però 10 contro 11 è facile poi giocare. Non è stato il miglior Napoli. Vedi, pensa te. No, ma però mi viene da fare una domanda che un po' tutti ci stiamo facendo, però è pronto anche l'altro ospite, così abbiamo completato il quartetto, e volevo farvi una domanda. C'è anche lui? Mi fa molto piacere. Allora, così parliamo del Napoli insieme anche a Paolo Tramezzani. Ciao Paolo, ben trovato. Grazie, buona giornata a tutti. Allora, ti dico, ci sono in studio Stefano Impallomeni, Alessandro Cucciari, il direttore Enrico Fedele, quindi mancavi tu, abbiamo già fatto un saluto, Paolo. Ciao Paolo. Paolo, ti chiedo anche a te un primo pensiero proprio sul Napoli, dai, di ieri, poi vi voglio fare una domanda specifica. Il primo pensiero è incantevole la prestazione di ieri, incantevole l'atmosfera che c'è intorno alla squadra, la personalità, il carattere, il modo in cui stare in campo, il modo in cui affrontano gli avversari. La partita di ieri ha detto tante cose, dopo i primi 10-12 minuti in cui il Napoli ha capito che doveva provare quantomeno a cambiare magari strategia, ha avuto la calma, la pazienza e la sicurezza delle squadre che si sentono forti, senza timori. Ecco, non hanno fatto un passo indietro, hanno modificato alcune uscite da dietro, sono stati un po' più veloci nel momento in cui loro venivano a pressare i due centrali ad aprire subito il campo, e hanno fatto secondo me una partita straordinaria anche in fase di non possesso palla, perché l'Eintracht in casa in particolar modo è una squadra che ti chiude nella mezza campo avversario, e ieri il Napoli ha davvero sofferto pochissimo, quindi è difficile trovare un aggettivo unico, però rimango incantato ogni volta che vedo questa squadra, veramente.
Sì, incantevole mi piace come, come aggettivo. Sentite, però io vi faccio una domanda a tutte e quattro e poi rispondete voi liberamente. Ma a questo punto, Stefano, tu mi guardi. A questo punto. Ti guardo perché prima abbiamo parlato a agosto del fenomeno Spalletti. Sì, esatto, no? Tu da sempre. Cioè, sono ripetitivo. Però, ma si voleva fino in fondo. Aveva detto, me lo ricordo, sì, perché ancora non che già c'aveva lo scudetto cucito, me lo ricordo, sì, tu sì, da un sì, pezzo lo dici. Ma lo ha detto quando c'era tre punti di vantaggio. Sì, sì, lo disse, state quindi, tranquilli fedele, che lo scudetto lo vince. Fedele. A quello, al suo pensiero, quello, esatto. Vabbè, direttore, cioè. Però io ti chiedo, ma in Champions si può arrivare in fondo? Sì. Calma, sì, perché, vero, però... calma, perché vedi pure Spalletti. Spalletti ieri, anche quando gli hanno detto mai ritorno, si stava già arrabbiato. Può arrivare in fondo in Champions, vi faccio questa però domanda a tutte e può quattro. Arrivare in fondo, però la Champions League di Lorenzo, che credo che sia anche un capitano responsabile, anche lì la scelta della fascia non è casuale. Devo dire che Napoli non ha sbagliato niente, Marco, niente, da luglio fino adesso niente, è vero che Fedele non è soddisfatto della prestazione di ieri, ma insomma non è che si può pretendere no. Che così sia, no, nel senso sì, l'hai analizzata, giocare meglio il Napoli per esempio, certamente Enrico, no, l'hai analizzata perfettamente, però è certo che la forza mentale di questa squadra mi ha impressionato ieri, cioè tu sbagli sì, un calcio di rigore, calcio certo. Di però sbaglio un calcio di rigore, sì. No, sullo 0-0 è 11 contro 11. Sì, sì. Quindi Lozano parte via, Di Lorenzo che mette questa palla, cioè è una squadra che ha testa. Visto Osimhen che va a prendere la faccia di Kvaratskhelia, esatto. E dice come testa attacca, alta, guarda davanti. Come attacca lo spazio Osimhen con quella determinazione, con quella cattiveria che lo scorso anno non aveva. Quindi questo è il risultato di un lavoro molto semplice, molto umile, che non significa, l'umiltà non è il sinonimo di modestia. Umiltà è, come anche ha sottolineato Spalletti alla fine della partita, è quella componente che ti dà consapevolezza, è una squadra forte, a Kvaratskhelia, che tutti hanno detto una prestazione sottotono, ma ha fatto una giocata con Anguissà, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, secondo me sono stati soprattutto ieri. Quindi, poi, secondo te può arrivare in fondo? Per me può arrivare in fondo, allora, me può arrivare in fondo, però in Champions League l'episodio, soprattutto dalle semifinali in poi, è determinante. Cioè, ci sono squadroni che sono abituati a questi livelli. Però il Napoli, che cosa è? È un nuovo fenomeno calcistico. Io lo dicevo anche in tempi non sospetti, se tu ricordi bene, Marco. È un fenomeno da studiare, indipendentemente poi dagli obiettivi che saprà raggiungere. Perché? Perché la novità, cioè, è un piccolo Manchester City, è un... piccolo, gli faccio anche un torto, è una realtà e devo dire che inorgoglisce anche il nostro movimento. Ieri Spalletti ha detto vabbè, sta Serie A, e allora forse ci siamo sbagliati pure noi. Posso fare perché a un certo punto diciamo sempre che questo campionato non era allenante, il Napoli sta dominando in Serie A e domina in Europa. 22 gol in 7 partite, sì. Enrico Fedele, poi vengo dagli altri. Enrico, visto che volevi dire una cosa, può arrivare, però rispondetemi alla domanda se può arrivare in fondo, perché oggi che ci stanno facendo giustamente, se io dovessi mettere sulla carta il Bayern, il Manchester City e il Real Madrid, dico speriamo di arrivare alle semifinali, ma non vorrei invece fermarmi su una considerazione che ha fatto il Pallomelli. Vedete, questo campionato ha messo in evidenza una cosa: sono crollati il Liverpool, è crollata la Juve, le vecchie squadre, e invece quali sono le squadre che stanno emergendo, quello che hanno fatto una rivoluzione tecnica, l'Arsenal. Per esempio, quindi il Napoli io la paragonerei all'Arsenal. È l'Arsenal italiano, certo. Aggiungo il Barcellona. Il Barcellona perde Messi, perde Neymar, perde gli altri, perde Piquet, e c'è solo un monumento che è uno dei più grandi registi che ho visto nella mia vita, ne ho visti tanti, Busquets, e c'è due giovani importanti. Cioè praticamente è finita l'epoca, cioè stiamo parlando di Van Dosiris quando aveva 30 anni e quando arriva a 70 anni avevamo ancora innamorato, quando arriva a 70 anni. Invece oggi il Napoli e l'Arsenal, il Napoli soprattutto per l'ambiente, ha fatto da apripista a quello che dovrà essere il calcio del futuro. Cioè praticamente devi avere una sostenibilità economica e non devi affezionarti ai calciatori. Quando ci sono delle offerte, non dico scandalose, ma eccezionali, bisogna prenderle in considerazione. Sì. Questo è il calcio del futuro e soprattutto c'è una rivalutazione degli addestratori, degli allenatori che ottimizzano il prodotto, cioè i calciatori.
è finito il tempo dei guri, 20 milioni, 30 milioni, quelli là che gestiscono i campioni, non esiste più. Oggi bisogna andare a trovare... Io sposo questa tesi. Bisogna oggi lavorare molto... E ieri Di Lorenzo dice una cosa, Alessandro, a fine partita. Sono cose che proviamo in allenamento. Sono esercitazioni che proviamo in allenamento. Dico una cosa. Quando voi avete giocato quasi tutti, il problema del Napoli che viene in mezzo con i terzini che diventano mezzi ali, parliamo di centravanti, è un qualche cosa che viene studiato, è un qualche cosa che si vede, che c'è il lavoro di Spalletti. Chi è che è caduto? Enrico, aspetta, allora proseguiamo il giro. Ale, guarda, tanto anche tu dimmi se avete detto quasi tutto voi. Io vorrei rilacciarmi, sì, secondo me può arrivare in fondo, sicuramente è la squadra meno abituata a quelle competizioni, però riallacciandomi a quello che ha detto Paolo Tramezzani, è una squadra che ha avuto pazienza, che si vede che ha una maturità importante, e io vorrei sottolineare soprattutto la qualità dei giocatori, perché ieri ho visto delle giocate, soprattutto a livello difensivo, dei cambi di gioco da parte di Kim o comunque Olivera o comunque altri, con una semplicità disarmante e con una convinzione dei propri mezzi. Questo che secondo il mio punto di vista fa questo Napoli grande, perché hanno veramente raggiunto una maturità, una consapevolezza delle proprie capacità, e che sta facendo il vuoto. In questo momento sì, noi tutti diciamo che non c'è competizione nel campionato italiano, però dobbiamo dare anche merito ai numeri del Napoli. Il Napoli in qualche modo sta scoraggiando anche le dirette avversarie. Ma non deve diventare perché... però un alibi, no? Alibi per quelle che stanno dietro. No, ma infatti sto dicendo proprio questo. Sì, cioè, che secondo me il Napoli sta distruggendo tutti, perché è la più continua, quella che gioca il calcio migliore, che ha un grandissimo allenatore, che lo ha sempre dimostrato di essere un grandissimo allenatore, ma che soprattutto ha avuto la capacità e la forza di cambiare giocatori in estate fondamentali. Ha preso questi ragazzi che sono di qualità assoluta. Tra l'altro ha detto De Laurentiis, dice era finito un ciclo con i precedenti giocatori. L'ha detto oggi. Facciamo finire Enrico, poi sento Paolo Tramezzani sulla possibilità del Napoli di arrivare in fondo, e poi c'è una cosa da chiedervi ancora. Prego, Enrico. Io oramai mi sono fatto vecchio, però ho una mia teoria. Il calcio delle regole dalle quali non si può prescindere, sono sempre stesse. Nel senso che diceva la buon'anima di Rocco, piglia un portiere che pare un attaccante del segno. Nel senso che oggi c'è il ritornare soprattutto alla valorizzazione dell'uno contro uno. Voi vedete che ci sono giocatori, Laurentei, Lockman, Guardaschella e Lozano, giocatori che vanno sulla superiorità numerica. Sì. Io sono per gli allenatori che massimo incidono sul 30%. E per dirla alla napoletana, nella bomboniera ci vogliono i confetti di mandorla di avola, di mandorla calibrata, cioè il calcio dei calciatori. Non so se mi sono spiegato. Gli allenatori servono perché sono degli addestratori, ma alla fine, se non c'è stato, se vuoi soffocare il talento, se tu vuoi anteporre il tatticismo alla qualità del giocatore. No, Enrico, sono d'accordo, però gli devi dare uno straccio di idee ai giocatori, sennò gli dai il pallone e fanno. Guarda, il giocatore di talento non lo può ingabbiare. Però uno straccio di idea. L'intelligenza di un allenatore è proprio quella. Vado da Paolo Tramezzani. Ieri, per esempio, quando Lobotka prende quel pallone sul gol e lancia, Lozano già era in movimento, già se n'era andato lì dove, cioè il movimento già lo faceva Osimhen più volte, prende e fa il movimento. Cioè una squadra che si vede che c'ha un addestramento, dei meccanismi. Poi è chiaro che il giocatore forte ti esalta tutto, Paolo. È una squadra che sa decisamente cosa fare, che sa come comportarsi in base anche all'avversario. Allora condivido totalmente le parole del direttore. Per quanto riguarda questo Napoli, può arrivare fino in fondo. Io sono convinto che il Napoli sarà competitivo, qualsiasi avversario si troverà davanti. Le parole di Lorenzo, giustamente sottolineate, la cosa che facciamo in campo è quello che prepariamo durante l'allenamento. Ma si è visto anche ieri, a sinistra Clava aveva difficoltà perché veniva spesso raddoppiato. Era chiaro che il piano anche triplicato, era quella,
Esatto, era quella di sfruttare maggiormente la corsia di destra con Lozano, che nonostante sia partito i primi 10 minuti con qualche difficoltà, poi a campo aperto ha trovato lo spazio per essere devastante ieri. Quindi secondo me capisci anche a partita in corso quello che devi fare, nonostante ci siano gli avversari che ti possono creare qualche difficoltà. Non è detto che tutto quello che prepari possa andare bene, certo. L'intelligenza dell'allenatore, della squadra, ma soprattutto dei giocatori in campo, si è vista anche ieri, ecco, la facilità con cui Terzini, non ne avete parlato anche voi, non riescono ad accompagnare spesso l'azione. Abbiamo visto come Di Lorenzo ultimamente sia molto più presente in area di rigore sull'attacco al secondo palo. Anche ieri ha capito che in quella palla lì centrale doveva attaccare quella zona di campo e si è presentato dentro l'area di rigore. Tutto funziona a meraviglia e sono d'accordo col direttore, l'allenatore è bravissimo, tanto di capello, ma i giocatori stanno veramente facendo una stagione straordinaria, ecco, vedo giocatori che stanno giocando al 100% delle loro possibilità, e questo penso che per un allenatore sia poi anche la gratificazione e la soddisfazione più bella che ci possa essere. A proposito dei giocatori, riparto, Osimhen a che livello è, ragazzi? Perché ieri quando vedi Osimhen, sai, in campionato, guarda, Stefano, perché poi ti viene da fare il pensiero, no? Con alcuni giocatori che in Europa... La partita di ieri di Osimhen mi ha entusiasmato per un semplice motivo, proprio quello che diceva prima Alessandro, dell'intelligenza, nel capire, cioè il calciatore secondo me deve capire i momenti, e te ne prendo uno. Sì. Buta, l'anello debole della difesa dell'entrata del Francoforte, ha fatto più danni della grandine lì, poverino, non... Lì fiutare, inseguire, pensare positivamente, cioè nel senso adesso questo può darsi che faccia una stupidata, sì. E l'ha fatta, cioè non si è accorto sul rigore e anche sulla chiusura quando l'ha anticipato sull'assist perfetto di Lozano, cioè, quindi cogliere anche il momento dell'avversario e leggere la partita anche in maniera, diciamo, molto, molto lucida e molto analitica, cioè un attaccante che non pensa soltanto a segnare adesso. Deve migliorare ancora tecnicamente, ma Spalletti ha fatto un lavoro enorme con lui e lui, devo dire, lo ha ripagato in maniera incredibile. A che livello è, Stefano? A livello altissimo. Tipo? Possiamo fare un paragone? È tra i migliori attaccanti d'Europa, secondo me, adesso. Quindi a livello perché di Haaland, di Mbappé, anche di questi? Risultanza va sotto, si sente proprio un leader. E poi mi ricordo, quando non giocava all'inizio, se Enrico, il direttore, mi aiuta e mi sostiene, perché insomma segue più il Napoli, e mi ricordo che lui non giocava all'inizio, cioè giocava, non giocava, aveva avuto problemi, ma anche per scelte, Raspadori era stato il protagonista d'inizio stagione, vi ricordate? Sì, e mi ricordo c'è stato un calcio di rigore, no? Calcio di rigore, lui era entrato, ha dato la palla, non mi ricordo chi, a Cravaschelli oppure un altro, ha detto guarda battilo del calcio di rigore, cioè lì ho capito la forza del giocatore, ho detto questo allora non è uno, è uno serio. Prego Enrico, dimmi. Quindi la crescita di Osimhen è questa, non è soltanto anche mentale. Cravaschelia ieri hanno detto sottotono, ma sottotono cosa sottotono? No assolutamente, cioè, no ma Cravaschelia ci ha abituato, ma Cravaschelia ha fatto una partita, Cravaschelia non delude mai, cioè sbaglia il calcio di rigore, magari non fa scintilla da un punto di vista estetico, ma fa quella giocata che io dico tanto impressionante. Enrico vai, a che livello è Osimhen? Dai, facciamo un giro anche su questo. È uno dei migliori attaccanti, volevo dire, quando è arrivato Osimhen il primo anno io ho visto il primo allenamento e ho detto per televisione, mi intervistarono, è un atleta, è molto prestato al calcio, deve fare un'ora e mezzo di muro. Allora non è che ha sentito me, Spalletti, che è un uomo di calcio e un istruttore, gli ha messo a disposizione uno dei suoi assistenti, e nel giro di 2 anni questo ragazzo, che prima era un cavallo pazzo, io lo chiamo Tarzan nella foresta, no? Un entusiasmo, un furore. Chi è l'assistente che gli ha messo a disposizione? Baldini, guarda, paradossale, questo è un grande difensore e Baldini cura la fase offensiva del Napoli. Si butta su tutti i palloni, è una roba impressionante, sì, ragazzi. Devi ancora migliorare, perché pure il gol di ieri ha fatto dire pieno. Cioè, non so, se non so dir la verità, scusate. Anche quello che gli hanno annullato aveva fatto la stessa identica fotocopia. Mamma mia, c'è un pietone, ragazzi. Ora dico una cosa. Quando parte il buco? Adesso 47, ma mi sembra troppo, però. Sì, 47. E mo c'ha 47 di piede. Sì.
47, non lo so, adesso, allora, adesso voglio sapere quanto... 46 o 47. Sì, vabbè, 46, vabbè, dai, e che adesso... c'è una pinna al posto. C'ha una pinna, c'ha una pinna. C'ha pure la pinna. Pura pigna, c'ha, potevano dire. Oggi è uno dei giocatori più devastanti. Sì. E ti dirò, fa tra Mappé e tra Holland, sta in là, insomma, viene dopo di loro, sicuramente dopo Mappé. Però dico una cosa. È un ragazzo che, se si dovesse avere una buona proposta, deve andare via. A me sai che mi ha impressionato l'attaccante della... Ha ragione, Calabria. Direttore, 46. Mi dice Andrea dalla regia che 46. 46 di piede, devo dire. Bella pinna, cioè. Mamma mia, che fetta. Chi ti ha impressionato, cioè. Enrico, che mi sono perso un attimo per la pinna. Poi l'attaccante della vero. Aspetta, è uno dei giocatori più forti. È pupillo di Piccari, direttore. Mio pupillo, io l'ho detto subito, ma hanno subito qui. Quindi tu dici, Carlo Fedele, se va via Osimhen e il Napoli si andrà a prendere Højlund. Baschirotto. Aspetta un attimo. Tramezzani, vengo da te. Facciamo il giro ancora su Osimhen e poi chiudo con Cucciari. Paolo. Ma io non me lo ricordavo così forte questo giocatore, o quantomeno quando è arrivato in Italia si vedeva che aveva grandi potenzialità, soprattutto fisiche, ma il livello che ha raggiunto oggi, lo vedo un giocatore completo, lo vedo un giocatore assolutamente maturo, e mi piace molto anche lo spessore umano che ha. Cioè, ieri, dopo il rigore sbagliato, è stato il primo a andare dal compagno di squadra a fargli la palla. È un trascinatore. Io devo fare un intervento. Aspetta un attimo, Enrico, vai finì Paolo, prego Paolo. No, su Paolo. Scusa Enrico. Ah, prego. No, Paolo, dicevo che conoscevo capelli al vento a Piacenza quando era a Parma, ci siamo conosciuti. Capelli al vento è bellissima, sembra un film indiano. La chioma bionda tra mezz'anni. Che gli devi dire? Un mancino da attaccante che da difensore. Che gli devi dire? Ma lo trovo migliorato in tutto. Questo mi fa piacere veramente, perché è un ragazzo che ho conosciuto ed è preciso nella descrizione del calciatore. Bene, grazie, direttore. Ti chiameremo chioma bionda oggi, Paolo. Possiamo farlo? Dai, chiudi che voglio sentire anche Alessandro. Dicevo che poi l'aspetto più importante è che, contestualizzato in quel gruppo, in quella rete che spesso fa la differenza davanti ai compagni, credono molto in lui, si appoggiano a lui, gli danno la palla in momenti di difficoltà, anche il palle sporche, lui è bravo a difenderla, la protegge, la fa ripartire. Rispetto magari alla scorsa stagione, ci gira meno per il campo, ecco, un po' più presente negli ultimi 30 metri, ecco, forse per questo motivo anche più facile per lui, arrivando un pochettino più fresco dentro l'area di rigore, anche in fase realizzativa è migliorato molto, ecco, oggi. Quindi è un giocatore che, ecco, pensare che possa andare via da Napoli, ecco, al momento non vedo una squadra al Napoli senza lui davanti, ecco. Ecco, Cucciari, a che livello è? Un livello importantissimo, come ha detto Paolo, ha fatto una crescita. Quindi a livello di Osimhen, di Holland, di questi qua? Ma guarda, io come ti dicevo ieri, messa al sicuro la partita da parte del Napoli, a un certo punto ho guardato il Real Madrid e ho visto la stessa efficacia, la stessa personalità di Osimhen, l'ho vista in Benzema. Lasciamo perdere il paragone tra giocatori diversi, però io ho visto quella forza mentale, quella forza da parte di questo ragazzo che si fa carico, diciamo, di tutta questa responsabilità in un contesto che ha dato una disponibilità pazzesca a Spalletti, perché se non ci fosse la disponibilità da parte dei giocatori non si arriva a quei livelli. E quindi, ecco, lui è il giusto terminale di una squadra che funziona a meraviglia. Beh, insomma, bei paragoni che abbiamo fatto. Dimmi, Enrico. Cucciari, che io ricordo, scusami. Ecco, dai. È quel ragazzo che io ricordo, ragazzo. Grazie del ragazzo. La mezzala di qualità. È lui, direttore. È lui. Ottima tecnica. No, ottimissima, se si potesse. Cambio di passo, saltava l'uomo. Bene, io seguivo molto la primavera della Roma. Hai capito. Io volevo correggere, chi avvia l'azione non è Di Lorenzo, è Lobotka che Lobotka, si è sbagliato. Sì. No, però volevo dire una cosa, direttore, che soprannome possiamo dare a Cucciari? Chioma bionda tramezzani da oggi, quando Paolo, perdonami, chioma bionda. Un finisher. Hai capito, vedi? Che bello, quando c'è il direttore. Però volevo poi vi saluto, dai, via, vai. Milano, vi saluto. Sì.
C'è una grande differenza tra il Napoli di qualche anno e il Napoli di quest'anno, che ha fatto la Serie A come tutti, il Barrella, il Pallomeni alla Barrella, no? Io lo chiamo Barrella, quando era il Pallomeni lo chiamavo Barrella, o dico Barrella, io come fare il Pallomeni. Per me c'avevi i piedi meglio il Pallomeni, Barrella. Posso dire questo? Pallomeni sì, non ha avuto quello che poteva avere, non so il motivo, però che carino, però, che sei arrivato. No, carino, dico le verità purtroppo. Dilla, va. Sanno che in Serie A la fisicità è importante. Sì. E il Napoli negli anni passati io la chiamavo Biancaneve ai sette nani. Per esempio la scelta ieri di Oliveira, Enrico, è stata azzeccata. Importantissima. Allora i sette nani chi erano? Ma chi erano? Giocava Demme, giocava Ruiz, giocava Insigne, giocava Politano, giocava Mertens, giocava Zrinski. Mi sento, quindi sette nani. Voi sapete che quando la squadra si deve difendere, soprattutto sui calci d'angolo e a sfavore, dove te ne sei saltato, non c'è niente da fare. Chiaro, oggi il Napoli è ha una difesa, i cinque giocatori sono tutti di 1,88 m in poi. È vero. In mezzo al campo c'è Anguillazza. Al primo palo, come cercatore di palla, tiene Osimhen. Cioè, è per questo motivo, Enrico, che è per questo motivo che si deve sperare. Speriamo in Europa, tutti. Dico. E in Europa speriamo tutti. Sono d'accordo, ma io sono d'accordo. Meno male. Ma io come vi ho detto che siamo tutti d'accordo. Il Napoli già aveva vinto lo scudetto. Detto da te, Enrico, a Napoli, napoletano, che hai detto che già ha vinto il campionato, due mesi fa l'ha detto. Sulla Champions non diciamo nulla, ci vuole calma. In Champions però che dici? Che ne pensi, Enrico? Sulla Champions dico che superiamo i quarti e poi possiamo pure pigliare la squadra italiana, mi auguro, e possiamo andare nelle semifinali. Però se dovessi decidere una squadra forte, per esempio il Manchester City, la vedo una squadra forte. Per me se dovesse beccare l'Inter, so una bella... L'importante è arrivarci, e poi come ha detto direttore, immagini un attimo se dovesse uscire Napoli-Inter. Vabbè dai, per cortesia, Pallomeni, buono. No, è una squadra che soffre Napoli. Ho capito, però intanto l'Inter stasera fa una gran partita. Attenzione. Pallomeni, ma io non voglio fare gli elogi ai Pallomeni. Ma Enrico, la gente di calcio deve parlare con chi ha fatto il ma calcio. Sono d'accordo con voi, però dai, adesso pensiamo allora, così lo sa pure Enrico, lo sa pure il direttore, che l'Inter è una squadra da evitare, da rettami. Ma c'è un motivo, l'Inter è una squadra che sulla carta dovrebbe essere più forte dell'altro. Sono d'accordo, Enrico. E chissà qual è la motivazione, però vi chiedo. Allora lo chiedo a loro che sono collegati, poi ne parliamo qui studio con voi. Hanno la pancia piena. La pancia piena, però aspetta. Napoli invece ha la pancia vuota. Che macello. Aspetta, fermati un attimo, Enrico. Domanda flash a un sondaggio, rispondetemi con un nome. Voglio andare via. Sì, questa sera l'Inter in campo con il Porto, vicino all'Autaro. Partitaccia. Dovrebbe giocare Dzeko, ma voi preferite Dzeko o Lukaku? Tramezzani, rispondimi prima tu. Chi scegli? Dzeko, direttore, mille volte Dzeko. Dzeko mille volte, vince lui. Va bene, vi saluto, un abbraccio a tutte e due. Grazie, arrivederci. Un abbraccio, ciao Paolo. Ciao, bello. Ciao, rimango Paolo, con voi due, ripartiamo anche da questa cosa. Abbiamo un po' il filo diretto con gli ascoltatori, rispondiamo un po' di domande. A tra poco.